L'isola di Arturo di Elsa Morante. Tanto per incominciare, dobbiamo dire qualcosa sulla scrittrice, sull'autrice di questo romanzo. Elsa Morante è una scrittrice romana vissuta tra il 1912 e il 1985. Nella sua opera si intravede un modello ottocentesco di romanzo, a causa di alcune scelte tecniche, ad esempio il narratore onnisciente, anche se, a dire la verità, nell'isola di Arturo il narratore è interno. Ed è lo stesso Arturo. Anche per la partecipazione che Elsa prova per i personaggi di cui narra le vicende, i giudizi che dà e le riflessioni, è un romanzo, da un punto di vista tecnico, se vogliamo, un po' tradizionale. Però è un romanzo, L'isola di Arturo, così come la storia, l'altro romanzo che noi abbiamo già letto e recensito, visto il nostro video YouTube da più di 7.000 persone, ormai 7 anni fa. E sicuramente si tratta di romanzi molto molto originali. Ad esempio, proprio questo della storia è un romanzo in cui la storia viene vista da chi la subisce questa storia, no? Anche Manzoni aveva un po' questa idea, no? Che tante volte ci soffermiamo sull'istoria con l'H, la I, con l'H maiuscola, cioè sulla storia che fanno i potenti, ma non ci soffermiamo molto sui poveracci che sono travolti da questa storia, no? E quindi un po' questa è la prospettiva, abbiamo de detto anche di questi grandi scrittori ottocenteschi come Manzoni e Verga, ricordate la fiumana del progresso, e anche di Elsa Morante che ci racconta in questo bellissimo romanzo che io ho letto, recensito, dicevamo, 7 anni fa, ci racconta di come siano travolte le esistenze di povere persone, di umili, condizioni dalla Seconda Guerra Mondiale. Ma andiamo a parlare adesso, dicevamo, dell'isola di Arturo. Ecco, l'isola di Arturo è un romanzo del 1957. In quello stesso anno, tra l'altro, adesso vedremo, Elsa Morante riuscì a vincere il premio Strega. Ah, tra l'altro, soffermatevi un attimo su questa fotografia che c'è al centro. Non so se riuscite a riconoscere Alberto Moravia, che ha sposato e ha convissuto per alcuni anni con Elsa Morante, e appunto Elsa Morante insieme con lui, probabilmente in una spiaggia, in un litorale romano o laziale. Ecco, effettivamente c'è stato un legame importante con Alberto Moravia. Il modo di scrivere comunque di Alberto Moravia è diverso rispetto a quello di Elsa Morante. Elsa Morante è stata comunque un intellettuale, a 360 gradi, perché ha fatto la sceneggiatrice, aiuto regista, per esempio ha accompagnato Pierpaolo Pasolini nei suoi primi passi nella cinematografia, ha scritto tanto, ha scritto anche altre opere non romanzesche, però noi la vogliamo ricordare soprattutto per questi due romanzi, almeno quelli che abbiamo letto noi. Come stavamo spiegando, infatti, nel 1957, l'anno della pubblicazione di questo romanzo, lei vinse il premio Strega, come vedete un po' in questa lavagna che testimonia, insomma, di come abbia ricevuto molti più voti degli altri romanzi in lizza. E stava venendo in mente una cosa. Ah sì, ecco, sicuramente, stavo spiegando la realizzazione del film di Damiano Damiani, quindi come regista Damiano Damiani, come attore, una serie di attori, insomma, che a dire la verità io non conoscevo, anche io ho visto il film oltre ad aver letto il libro, e devo dire che il film è abbastanza fedele al romanzo, anche se ovviamente il film è qualcosa di diverso, come sempre, come deve essere qualcosa di diverso rispetto al romanzo. Secondo me è comunque un film fatto bene, ma è chiaro che nel romanzo ci sono delle riflessioni, dei pensieri, si accompagna, insomma, Arturo nel suo processo di formazione e anche nei suoi cambiamenti psicologici in una maniera molto più approfondita. Poi ci sono ovviamente le descrizioni, adesso ne parleremo, molto molto interessanti che non possono essere così riportate sul libro, in cui c'è invece una fotografia, e l'ho visto in bianco e nero, però questo film. Bene, allora stavamo dicendo L'isola di Arturo.
iniziamo a leggere questo romanzo e le prime righe recitano così. Uno dei miei primi vanti era stato il mio nome. Avevo presto imparato, fu lui mi sembra il primo a informarmene, che Arturo è una stella, la luce più rapida e radiosa della figura di Boote nel cielo boreale, e che inoltre questo nome fu portato pure da un re dell'antichità, comandante a una schiera di fedeli, i quali erano tutti eroi, come il loro re stesso, e dal loro re trattati alla pari, come fratelli. Questo è l'incipit dell'Isola di Arturo. Questo, indubbiamente, ci fa capire che la prospettiva è una prospettiva di un narratore interno, dicevamo. Il punto di vista, proprio, è quello di Arturo, che evidentemente riscrive una parte della sua storia, una parte, come sempre, abbastanza importante della vita di ciascuno di noi, che è quella dell'adolescenza, una fase di passaggio fondamentale. Ciao Matteo, grazie anche a te per gli auguri che hai fatto al mio figlio, insomma, per il suo matrimonio. Stavo dicendo quindi che già comunque da queste prime righe, insomma, del romanzo, possiamo capire qual era il modo di vedere la realtà di Arturo. Fu lui, mi sembra, il primo a informarmene, credo che si riferisca al padre. Quindi è un giovane, un adolescente che ha 15 anni all'inizio del romanzo e 16 alla fine del romanzo, ma anche Nicolò, grazie anche a te tantissimo, ma in quell'anno capita di tutto. Cioè capita qualcosa di essenziale per la vita di Arturo. E ci fa capire subito che, così, quando ha 15 anni, il suo orizzonte è tutto racchiuso nella eredità paterna, diciamo così, no? Evidentemente il padre gli ha inculcato l'amore per l'epica cavalleresca, questa attrazione per gli eroi, per i grandi eroi, no? Come appunto il re Artù, da cui il nome Arturo, il re che, come ben sappiamo, è re a capo di tanti cavalieri che però siedono in una tavola rotonda, quindi sono trattati alla pari, non è una tavola in cui, che ne so, il nostro re Artù è a capo tavola. E evidentemente queste storie, raccontate proprio probabilmente dal suo padre ad Arturo, hanno creato in lui una sorta di fascino per l'avventura, per l'eroismo, per l'epica, e infatti è stato tutto un po' probabilmente educato a questa idea dell'eroe maschio, virile, Arturo, con le letture anche che si è procurato più o meno da solo, nel senso che il nostro Arturo divorava tanti, tanti libri, soprattutto quelli riguardanti storie avventurose, storie epiche. Il padre spesso non era con lui, ma lui immaginava che suo padre fosse un eroe e che partisse per viaggi avventurosi quando andava via dall'isola, cioè dall'isola di Procida. Purtroppo però questa lontananza del padre generava in lui anche molta solitudine. Infatti lui vive praticamente 11 mesi all'anno circa da solo, e così ha trascorso tutta quanta la sua infanzia e la sua adolescenza, e l'unico posto che ha visto è stata quest'isola, l'isola di Procida, e tutti gli altri posti esistono per lui solo nella dimensione della leggenda, e quindi anche spesso ingigantiti, resi epici in base alle letture che lui faceva. Passa il suo tempo nella casa dei Guaglioni. Viene così chiamata questa casa perché ce l'aveva un certo signore di Amalfi, detto appunto l'Amalfitano, che non amava le donne, era misogino, e quindi anche presso la gente del posto, la gente quindi dell'isola di Procida, quella casa era così definita, la casa dei ragazzi, perché non c'erano donne in quella casa. Riesce comunque a trovare storie, libri da leggere, degli eccellenti condottieri, oppure a studiare geografia attraverso l'Atlante per progettare i suoi viaggi futuri, fare fantasie sulla figura del padre, che crede il più grande eroe
della storia. Il padre, Willem Gerace, è, come dice insomma lo stesso nome, è nato da una relazione fra un meridionale, Gerace è un cognome tipicamente meridionale, ciao Noemi, è una maestra, una maestrina austriaco-tedesca, ecco da qui il nome di Willem, il nonno intendo dire ovviamente di Arturo, aveva avuto questa relazione e quindi Willem aveva questo nome tedesco. E poi, diciamo così, ha avuto questo figlio dalla moglie, appunto, diciottenne, la quale però poi purtroppo è morta nel corso del parto. Infatti andiamo a leggere un altro brano importante che viene subito dopo quell'incipit che abbiamo letto sul nome di Arturo e sulle fantasie eroiche del nostro Arturo, appunto. La madre, un'assenza incolmabile. A destinarmi questo nome, pur ignorandone, credo, i simboli titolati, era stata, così seppi, mia madre. Cioè, comunque era stata la madre a dargli quel nome, il nome di Arturo. Anche se lei, appunto, essendo una femminella analfabeta, ma più che una sovrana per me, probabilmente non conosceva tutte le storie, ad esempio, del ciclo arturiano. Di lei, in realtà, io ho sempre saputo poco, quasi niente, già che essa è morta all'età di nemmeno 18 anni, scrive Arturo in questo suo libro, che non è un diario, però, non ci sono le date di un diario, no? È una sorta di flashback, ecco. Di lei, dicevo, io ho sempre saputo poco, già che essa è morta all'età di nemmeno 18 anni, nel momento stesso che io, suo primogenito, nascevo. E la sola immagine sua che io abbia mai conosciuto è stata un suo ritratto su cartolina. Figurina stinta, mediocre e quasi larvale, ma adorazione fantastica di tutta la mia fanciullezza. Ecco, praticamente il fanciullo ha bisogno di questi punti di riferimento. Il padre e la madre. In buona sostanza, il nostro Arturo di fatto non ha né uno né l'altro, nel senso che il padre è quasi sempre via. È vero, lui ha una grande stima di suo padre, per lui è quasi un personaggio eroico, sacro, anche per gli amici di suo padre, un certo Pugnale Algerino, per lui è una figura mitica. Il solo fatto di essere amici del padre rende le persone che lui frequenta persone straordinarie, ma in realtà il padre è quasi sempre assente e lui vive in buona sostanza da solo. Sì, aveva chiesto il padre a un povero isolano che si chiamava Silvestro di fare da balio. Ecco, non ha avuto neanche una balia donna, come generalmente hanno spesso anche dei personaggi di romanzo o comunque tanti bambini nei secoli precedenti. No, lui ha avuto un balio invece che una balia, ma ha dovuto farsi un po' tutto da solo. Aveva un cuoco, è vero, cioè uno che gli faceva da mangiare, però non faceva molto bene da mangiare, e poi con lui non parlava mai, con il cuoco. Quindi veramente è vissuto da solo, ma soprattutto gli è mancata la madre. E quindi gli è mancato l'affetto. C'è una cosa che Arturo veramente profondamente desidera, avere quell'affetto di una mamma, quei baci, quegli abbracci che lui in realtà non ha mai avuto, perché sua madre è morta quando lui è nato. E questo rimarrà come un'assenza incolmabile, veramente qualcosa di estremamente difficile, ecco, da superare, anzi forse un trauma che gli rimarrà per sempre. C'è però una gattina che si chiama Immacolatella, scusate, una cagna, non una gattina. Adesso stavo guardando la fotografia di Elsa Morante con i suoi gattini e mi sono confuso. No, Immacolatella è una cagna bianca, e lui è molto legato a questa cagnetta, dico Arturo. Ecco, vi ho fatto vedere questa fotografia per testimoniare anche di questa cosa particolare, insomma, di Elsa Morante, di questo affetto per gli animali
appunto lei, come vedete, amava circondarsi di animali, e anche il rapporto fra Arturo e Immacolatella, questa cagnetta, è veramente un rapporto importante. Per lui può servire quantomeno parzialmente a compensare le mancanze di cui prima, le mancanze, ad esempio, genitoriali. Non ha fratelli, non ha sorelle, il nostro Arturo. Ecco, altre cose importantissime da dire su Arturo è che Arturo non crede, pure si trova a vivere in un'isola. Procida, infatti, un'isola dell'arcipelago campano, dell'arcipelago napoletano, diciamo così, campano meglio. Comunque, di fronte al Golfo di Napoli si trovano anzitutto Ischia e Capri, e poi Procida, che rimane un po' più isolata delle altre due, no? Però assolutamente a Procida, così come nel napoletano, era molto presente allora. Il romanzo è ambientato nel 1938, eh? Era molto presente una religiosità certamente un po' superstiziosa. Mi ha colpito, per esempio, il fatto che tanti, tanti nomi che noi incontriamo nel corso del romanzo sono legati a Maria. Per esempio, Maria del Carmine, e allora avrà un fratellastro che si chiama Carmine. Oppure l'Immacolata, e avrà la cagna che si chiama Immacolatella. Oppure l'Annunciata, e avrà una matrigna, il nostro Arturo, che si chiama Annunziata, Annunziatina, Annunziatella. Avevano anche questo vezzo, diciamo così, di usare dei diminutivi, appunto Immacolatella, Annunziatella, Annunziatina. Una cosa che comunque lui non amava molto, anzi odiava anche questi nomi, proprio per il fatto che lui era un agnostico, insomma, Arturo non credeva. E infatti a un certo punto scrive: mi sarei vergognato di inginocchiarmi o di fare altre simili cerimonie o di pregare anche solo col pensiero, quasi davvero io potessi credere che quella era la casa di Dio e che Dio è in comunicazione con noi, seppure esiste. Ecco lo scetticismo di Arturo condensato in questa frase, perché, come stavamo spiegando, si trova circondato da persone che invece generalmente, come vedremo la sua matrigna, no? Sono religiose, e si trova anche in un'isola dove, lo saprete, no? A Procida ci sono delle chiese, le quali però per Arturo non comunicano assolutamente niente, anzi è solo, diciamo, un'illusione quella di chiamare queste chiese case di Dio, come se noi potessimo comunicare con Dio in questi luoghi. Le donne, ecco, le donne, qui dobbiamo dire una cosa fondamentale. All'inizio del romanzo, sulla scorta di quanto era sempre avvenuto in quella famiglia, no? In quella casa, la casa dei guaglioni, la casa in cui le donne erano l'eccezione che conferma la regola, la casa in cui le donne morivano, come è morta la madre di Arturo di parto. E quindi, diciamo, c'è una sorta di misoginia all'inizio, no? Infatti lui scrive: la loro sola speranza, delle donne, era di diventare le spose di un eroe. Abbiamo visto come esaltava gli eroi uomini, maschili, virili. E quindi le donne potevano solo sperare di cogliere un barlume di questa luce straordinaria dell'eroe, sposandone uno. La loro sola speranza, infatti, era di diventare le spose di un eroe, di servirlo, di stemmarsi del suo nome, cioè di gloriarsi, no? Come ci si gloria di uno stemma nobiliare, del suo nome, del nome di un eroe, di essere la sua proprietà indivisa, quindi da non dividere con altri, che tutti rispettano, e di avere un bel figlio da lui somigliante al padre. Questo è un po', nella prima parte del romanzo, il modo di vedere la vita di Arturo, che poi vedremo cambierà tantissimo. Nella prima parte del romanzo dovete però godervi le descrizioni dell'isola di Procida. Qui vediamo uno scorcio di Procida che, tra l'altro, non so se lo sapete, è stata nominata, indicata come capitale italiana della cultura per l'anno prossimo, quindi per il 2022. Se guardate anche solamente i colori straordinari che mi ricordano un po' Lisbona, di queste case di Procida, case, chiese, eccetera, di Procida, potete
Potete immaginare come sia davvero un'isola non isolata, un'isola appunto capitale della cultura, non a caso. Forse anche un piccolo merito c'era la nostra Elsa Morante, no? Per questa intitolazione di Procida come capitale della cultura, proprio per questo romanzo di cui stiamo parlando oggi. Stavo dicendo quindi che a parte questa, che è la zona, diciamo, urbana, chiamiamola così, delle case di Procida, gran parte dell'isola però è immersa in una natura sostanzialmente incontaminata. E questo viene descritto ampiamente insomma, da Elsa Morante attraverso le parole del nostro narratore interno protagonista Arturo, quindi con tutte quante le avventure che gli capitano in quest'isola. Perde l'orologio del padre, per esempio. Arturo adora il padre, che però non gli dimostra affetto. E quindi, dopo aver parlato un po' in questa introduzione di questa grande considerazione che ha Arturo di suo padre, ci accorgiamo però che il padre non c'è quasi mai. Mio padre non scriveva mai lettere, non faceva mai sapere sue notizie, né mandava nessun saluto. Ed era favolosa per me la certezza che pure egli esisteva e che ogni istante da me vissuto a Procida lo viveva lui pure in chissà quale paesaggio, in chissà quale stanza, fra compagni stranieri che io consideravo gloriosi e beati solo perché stavano con lui. Non dubitavo, difatti, che la frequentazione di mio padre fosse il titolo di aristocrazia più ambito per tutte le società umane. Lui continua a immaginarsi, a idealizzare il padre, ma lui in realtà non c'è mai. Allora, proprio il fatto che non ci sia, però, aumenta di misura, moltiplica queste idee fantastiche che lui si fa su suo padre, considerato come un eroe. Solo raramente il padre ritorna e sono comunque momenti molto gioiosi per Arturo, il quale si mette a nuotare, ad esempio, con lui, oppure a giocare con suo padre. E questi sono anche i più bei ricordi della sua infanzia, ma come vi dicevo, spesso limitati, anche perché il padre, quando arriva, lo chiama il Moro, ha anche altre cose da fare nell'isola e spesso, insomma, lo trascura. A un certo punto abbiamo il passaggio tra la prima parte del nostro romanzo e la seconda parte. Nel senso che a un certo punto proprio il padre di Arturo dice: "Guarda, vado a Napoli e sto per sposarmi con un'altra donna, cioè sto per trovare una sposa, una moglie che sarà quindi la matrigna di Arturo." E alla fine effettivamente il padre porta a casa Annunziata, la nuova sposa. Ora, Arturo prova per lei all'inizio sinceramente dei sentimenti di forte contrasto, perché per esempio vede che le attenzioni del padre sono più per lei che non per lui. All'inizio la ritiene infatti un essere brutto e inferiore e non tollera nemmeno che lei possa sostituirsi alla madre defunta. Cioè, gli sembra quasi un tradimento il fatto che il padre si sia sposato un'altra volta. Però, cosa succede? Succede che il padre poi va via, no? E quindi si trovano a vivere insieme nella grande casa, lui, Arturo, insieme con Nunziata, come vi stavo spiegando prima, spesso chiamata con dei diminutivi, Nunziatina, Nunziatella. E allora c'è il tentativo di instaurare un rapporto. Ma lui all'inizio oppone un muro impenetrabile lui, alla fine vedremo che sarà lei a opporre un muro impenetrabile. Sta di fatto comunque che un giorno, qui lo vediamo proprio nel fotogramma del film di Damiano Damiani, Nunziatella racconta ad Arturo che sta aspettando un bambino da suo padre, quindi che sta per nascere un fratellastro di Arturo. Lei è tutta contenta nel dire questo. Ma Arturo, appena sa di questa notizia, reagisce in maniera molto fredda e anzi sembra quasi incolpare, insomma, Annunziata è il padre per la nascita di questo bambino che ruberà ancora ulteriormente affetto e amore e considerazione. E allora nasce questo fratellastro, Carmine Gerace, tra l'altro abbastanza concitato il momento della nascita, perché Annunziata chiede disperatamente
ad Arturo di andare a chiamare una levatrice. Arturo nel primo tempo non vuole, sa che è un donnone grosso e ha anche paura di cosa possa fare questa levatrice, che non è una donna, diciamo, di scienza, ecco. Però alla fine non ci sono alternative. Arriva questa levatrice, nunziata, ecco, si urlava, si disperava, ha il terrore, e quindi Arturo che anche lei possa morire di parto come sua madre, in base alla maledizione della casa dei Guaglioni. Invece no. Alla fine il bambino nasce, Nunziatella però si dedica completamente a lui, a Carmine. È vero che è chiamato Carmine Arturo, come per un piccolo tributo nei confronti del fratellastro, ma di fatto poi sarà sempre chiamato Carmine. E poi, ovviamente, essendo un bambino piccolissimo, avrà bisogno di attenzioni, avrà bisogno di amore, e Arturo è geloso di questo. Invidia il fratellastro, perché lui ha avuto una madre affettuosa che l'ha baciato, l'ha coccolato, mentre invece Arturo no, perché la madre era morta facendolo nascere. Soprattutto lo colpiscono i baci che lei, Nunziatina, dà, mentre invece lui non è mai stato baciato da nessuno. La sua gelosia per la maternità di Nunziata è tale che, a un certo punto, per attirare l'attenzione della matrigna, siccome il padre aveva lasciato una boccettina di sonniferi, assume alcune di queste pillole, di questi sonniferi, prima controllando quale può essere un numero tale da poterlo stordire un po', ma non da ammazzarlo. Peccato però che questo numero era il numero di pillole che poteva ammazzare un uomo, ma lui era un quindicenne e quindi ne potevano bastare di meno per ucciderlo. E infatti lui, quando prende queste pillole, questo sonnifero, rischia veramente di morire. Sono solo le cure. Ecco, un pochettino è riuscito ad ottenere il suo scopo, cioè che Nunziatina si dedicasse un po' a lui in questa settimana di convalescenza dopo l'assunzione di questi sonniferi. A questo punto Arturo cerca di approfittare della situazione perché il rapporto con lei, con la matrigna, è cambiato e, volente o nolente, lui sente un'attrazione e soprattutto il desiderio di baciarla. E difatti la bacia sulla bocca. Bacia sulla bocca la matrigna. E qui ovviamente ci possono venire in mente alcune storie importanti come la storia di Fedra e Ippolito. In quel caso era Fedra, la matrigna, che si era innamorata di Ippolito, del figliastro. E questa è una storia che riguarda Teseo e le storie mitiche, insomma, dei miti greci. Invece, in questo caso è il figliastro che si sta innamorando di lei, della matrigna, che l'ha baciata, e la chiama in quel caso, mentre la sta baciando, per la prima volta per nome. Ma la matrigna a questo punto si ritrae, perché la matrigna, come dicevamo prima, è una persona molto religiosa e comunque si attiene molto alle convenzioni. Ad esempio, il fatto che lei sia sposata con suo padre, quindi con Wilhelm Gerace, Wilhelm si pronuncia così alla tedesca, non all'inglese, fa sì che lei si ritragga, insomma, che lei si rifiuti a lui, anzi, gli fa capire chiaramente che non deve permettersi di fare ancora una volta una cosa del genere, di baciarla, perché andrebbe incontro alle pene dell'inferno. E allora lui rimane stupito da questa reazione. Infatti, Nunziata comincia a evitare il figliastro. Arturo si risente per questo allontanamento, ma poi trova qualcosa che forse può compensare questo rifiuto da parte di Nunziatella. Cioè, siamo nel capitolo sesto degli otto capitoli del romanzo, la scoperta del sesso. Assuntina, che tra l'altro è anche un'amica di Nunziata, ferma Arturo e incomincia a sedurlo e gli dice: "Guarda, io non sono una ragazza, sono una vedova, vedova nel libro e invece con il marito lontanissimo in Australia, addirittura nel film." Ci sono quindi, come vedete, poche
differenze, alcune però ce ne sono, fra il libro e il film, anche nella trama. Dice Assuntina ad Arturo: io non sono una ragazza, sono vedova. È una vedova, perché lui forse pensava magari anche di far ingelosire la matrigna, o comunque di avere una ragazza. Come si dice qua, per esempio, al nord, di avere un'amorosa. No, dice, io non sono una ragazza, sono vedova. Cosa vuol dire non sono una ragazza, sono vedova? Non sono una ragazza da marito, sono vedova. E soprattutto poi nella considerazione popolare, insomma, una vedova, una volta perso il suo uomo, generalmente nella cultura popolare, rimaneva tale per sempre e non si risposava. Perché nella cultura patriarcale, tradizionale, maschilista, mentre si potevano sposare gli uomini che, come Wilhelm Gerace, che perdevano la moglie, perché la moglie moriva, ecco, le donne che erano vedove, che perdevano il marito, era meglio se non, se non, se, era meglio che non si sposassero un'altra volta. È una vedova, seppure si incontra con qualcuno, non fa tanto peccato come una ragazza, meno assai. Invece Assuntina vive questa sua vedovanza in una maniera molto più leggera. Dice anzi che questa vedovanza è proprio quella che giustifica il fatto che lei vada con uomini, ad esempio proprio con uomini come Arturo. Riesce a sedurre Arturo, a fare l'amore con lui, e quindi Arturo scopre il sesso. Ecco, dicevamo, è un percorso, un romanzo di formazione, e come spesso avviene in questi romanzi di formazione, pensate ad Agostino, proprio di Alberto Moravia, come dire, c'è il momento della scoperta del sesso, in questa fase cruciale dell'adolescenza. Però poi alla fine cosa succede? Succede che Arturo scopre che lei ha anche altri uomini, oltre a lui, e quindi lui si allontana da Assuntina. E torna da Nunziata, torna da Nunziatella. Intanto aspetta suo padre, che arriva sempre più raramente a casa, e poi scopre che il padre non è molto interessato a lui, è interessato a qualcos'altro. E adesso vedremo a che cosa è interessato. Comunque, confessa il suo amore a Nunziata. Ah, tra l'altro c'è da dire una cosa importante, anche altra differenza fra il romanzo e il libro. Nel romanzo, mentre lui sta facendo l'amore con Assuntina, nel romanzo dice che gli viene in mente Nunziata, cioè gli viene in mente la matrigna, però riesce a trattenersi, riesce a non dire il nome della matrigna. Invece nel film, proprio quando ha il rapporto di amore con Assuntina, dice ad alta voce il nome di Nunziatina, e per un attimo nel film Assuntina si stupisce del fatto, insomma, che lui dica il nome di un'altra donna mentre sta facendo l'amore con lei. Qui, per dire un'altra differenza fra il romanzo e il film. Ritornando al nostro discorso, effettivamente, quindi, volente o nolente, il nostro Arturo si è innamorato della matrigna, tenta di baciarlo. Allora a questo punto c'è quasi una lotta fra di loro. Nel corso di questa lotta, anche perché lei aveva un orecchino, insomma, lui le fa del male, le toglie questo orecchino in maniera violenta dall'orecchio, e a questo punto fugge. E qui siamo già verso la fine del romanzo, ma dobbiamo dire qualche cosa che era avvenuto un pochettino prima. Che cosa è avvenuto un pochettino prima? È avvenuto che, ecco, dovete sapere che la sommità, diciamo, la parte più elevata dell'isola di Procida, c'è una sorta di castello che fungeva da prigione, come spesso avviene alle isole, insomma, Pianosa e tantissime altre, sono utilizzate come luogo ideale per imprigionare dei delinquenti che si macchiano anche generalmente di reati piuttosto gravi. E allora arriva. Viene accompagnato proprio da una guardia, arriva lì sull'isola, quindi viene accompagnato verso il carcere, un carcerato, un prigioniero che si chiama Tonino Stella.
Già da questo fotogramma potete intuire che cosa avviene. Avviene che Willem Gerace conosce e ama questo ragazzo. Infatti, diciamo che ha un bisex. Il nostro Willem Gerace, come abbiamo visto, ha dei figli dalla prima e dalla seconda moglie, ma ha anche tendenze omosessuali. Anche in questo, diciamo, molto moderna Elsa Morante in questo romanzo. Questo si evidenzia soprattutto nei confronti di questo giovane carcerato, che è questo tale Tonino Stella. E lui anzitutto accompagna Tonino Stella con il suo carceriere, insomma, la sua guardia presso il carcere. E poi quando, non so se per buona condotta, per un'amnistia o per qualcosa del genere, un indulto, il nostro Tonino Stella può uscire dal carcere, lo ospita con sé e decide di partire con lui, di partire con Tonino Stella. Tutta questa cosa per un po' rimane nascosta, per un po' il nostro Arturo non riesce bene a capire che rapporto c'è fra suo padre e questo tale Tonino Stella, poi andando verso il carcere, nascondendosi e vedendo il padre di nascosto, capisce che il padre fa delle serenate addirittura a Tonino Stella quando è in carcere e che quindi è innamorato di lui. Questa cosa ovviamente genera in Arturo un totale capovolgimento di prospettiva. Se fino ad allora suo padre, Willem Gerace, era stato un eroe, era stato un grande che riempiva tutte quante le fantasie del nostro Arturo, questa scoperta, la scoperta della omosessualità di suo padre, genera una reazione in Arturo molto molto violenta. Per esempio litiga col padre, il padre a questo punto cerca una conciliazione con lui, ma lui si rifiuta. E allora, rifiutato dalla matrigna, rifiutato dal padre, il nostro Arturo si nasconde anzitutto in una grotta nei pressi del porto di Procida e poi incontra Silvestro, che è il balio, vi ricordate, cioè quello che aveva aiutato ad allevare Arturo nei momenti di assenza del padre. Era un garzone, ecco, sì, Silvestro era un garzone, si era preso cura di lui, l'aveva allattato, ovviamente non come una balia che può allattarlo col proprio latte, ma con il latte di capra. Allora incominciano dei dialoghi, siamo ormai nell'ottavo capitolo, alla fine del romanzo, dei dialoghi fra Silvestro e Arturo, soprattutto dei dialoghi riguardo all'attualità politica. Per la prima volta nel corso del romanzo si parla di cosa sta accadendo in Italia e in Europa in quell'anno lì, il 1938. E allora Silvestro, che ha già capito tutto, ha capito che a Monaco i grandi, appunto, potenti d'Europa, Chamberlain, il primo ministro inglese, insieme a quello francese, si sono fatti ingannare da Mussolini, che è tornato a Roma facendosi portavoce, alfiere della pace, e da Hitler. E in quel patto di Monaco, in buona sostanza, hanno lasciato via libera ad Hitler che prendesse una parte della Cecoslovacchia, quindi insomma dei Sudeti, no? E quindi teoricamente, portando la pace finalmente in Europa, questo patto, un'alleanza fra tutte le grandi nazioni europee, ma di fatto, e Silvestro lo aveva già intuito, di fatto creando i presupposti per quella che sarebbe stata la Seconda Guerra Mondiale, che sarebbe scoppiata l'anno dopo, cioè nel 1939. Allora Silvestro fa un discorso ben chiaro ad Arturo, dice: ormai hai 16 anni, puoi arruolarti e iniziare ad addestrarti in vista di questa guerra. Allora Arturo coglie l'occasione, coglie la palla al balzo, lui che si è nascosto in questa grotta, e anche quando la matrigna lo cercava, gridava disperatamente: Arturo, Arturo, dove sei? Non si era fatto sentire, lei era disposta a darle tutto quello che non le aveva dato in precedenza, tutto l'affetto che lui richiedeva da lei e che lei invece per vergogna, per timore, per senso del pudore e della reputazione sociale non le aveva dato, perché forse anche lei aveva
provava qualche sentimento per lui. Beh, sta di fatto che a un certo punto, trovato Silvestro, dopo aver parlato con lui, trova finalmente il modo di uscire da quella situazione che era ormai una gabbia, una prigione, la sua vita nell'isola di, sull'isola, scusate, di Procida, e quindi decide di prendere la barca insieme con Silvestro e di scappare. Ma leggiamo un brano del capitolo ottavo, il momento in cui scopre le debolezze del padre. Spesso certi nostri affetti, che presumiamo magnifici, addirittura sovrumani, sono in realtà insipidi. Solo un'amarezza terrestre, magari atroce, può, come il sale, suscitare il sapore misterioso della loro profonda mescolanza. Per tutta la mia infanzia e fanciullezza, io avevo creduto di amare Willem Gerace, indicato solo con le iniziali. E forse mi ingannavo. Soltanto adesso, forse, incominciavo ad amarlo. Mi accadeva qualcosa di sorprendente, che certo in passato non avrei potuto credere se me l'avessero predetta. Willem Gerace mi faceva compassione. Quindi, è vero, i sentimenti, e in questo romanzo, ripeto, si fa fatica a riassumerlo perché è molto ricco anche di queste sfumature. Prima, per esempio, abbiamo detto della delusione di Arturo una volta che ha conosciuto le relazioni omosessuali di suo padre con Tonino Stella, con il quale tra l'altro, con lo stesso Stella, il nostro Arturo ha parecchi dialoghi perché Stella viene ospitato nella loro casa, nella casa dei Guaglioni, per un certo periodo di tempo. Adesso però dice, mi fa compassione. Tutto sommato è atterrato da questa nuvola di eccelsa supremazia epica. Il nostro padre Willem Gerace è atterrato sulla terra e forse questo ce lo rende anche più vicino a noi, ci fa quasi compassione. Ma questo non toglie che comunque lui adesso non ha più nessun motivo per restare su quell'isola. E, come stavamo dicendo, prende una nave. In realtà adesso questa è una barca, uno dei tanti momenti in cui lui, Arturo, che nel film, diciamo, prende il largo su una barca. Invece no, nel caso proprio del finale del nostro libro, Arturo prende una barca insieme con Silvestro. Silvestro va alla casa dei Gerace e riferisce a Nunziata il messaggio affidatogli da Arturo. Appunto, il messaggio è quello di partire volontario nell'esercito. Anzi, dice Silvestro, il ragazzo è già partito e gli ha chiesto di preparare una valigia con tutti i suoi scritti e le sue cose. Nunziata consegna a Silvestro l'orecchino d'oro che Arturo le ha strappato nella baruffa della mattina e un pezzo di pizza dolce. Lei, Nunziata, preparava tante volte una torta, una pizza, magari per cercare di compensare quello che, in altri termini, non dava al suo figliastro. E dice, l'ho appena cucinata apposta per il compleanno suo di Arturo, perché li porti ad Arturo. Ma in realtà Arturo non è ancora partito. Silvestro è andato a fare questa ambasciata, diciamo, da Nunziata, ma in realtà Arturo ancora deve partire con lui e lui va via, lascia Procida, addirittura non si volta indietro nella prima parte del viaggio, perché non la vuole vedere quest'isola in cui ha vissuto tutti i primi 16 anni della sua vita. Riapre gli occhi solo quando ormai l'isola, la sua isola, l'isola di Arturo, l'isola di Procida è scomparsa all'orizzonte. Bene, è arrivato il momento adesso di terminare la nostra condivisione e di leggere i messaggi che compaiono su YouTube, nel senso che i nostri amici di Instagram ci hanno fatto compagnia, vediamo se qualche amico di YouTube ci ha scritto qualcosa. Ringraziamo senz'altro Melvin per gli auguri che ci ha fatto. Ecco, l'abbazia di Nonantola sarebbe da farne una live. Assolutamente. Poi ancora, Julio Cesar Pinto Ribera. Buonasera, prof. Saluti dalla Bolivia. Grazie per tutto quello che condivide con tutti noi. Un abbraccio. Grazie. Sul sito A Tutta Scuola vendi anche dei riassunti dei tuoi video e live. Adesso inizierò a vendere i PowerPoint. I riassunti li do gratis. Enzino, Melvin, dammi la tua mail che li faccio io. Ah, grazie, Enzino, se riesci a farmi.
i riassunti, anche per me, a pubblicarli su Tutta Scuola mi farebbe senz'altro un grosso favore. Ci hanno seguito anche La Storia dell'Arte, Enzo Cassano, che hanno ritirato dei messaggi. Spero che non abbiano scritto delle cose brutte, non so perché le hanno scritte e poi ritirate. Che differenza passa tra misogino maschilista e sessista? Misogino odia le donne, proprio. Mentre il maschilista non è detto che odia le donne, anzi, magari le ama tantissimo le donne, però vuole essere superiore a loro. Mentre il sessista è colui che fa dei apprezzamenti o delle considerazioni sulla donna di carattere piuttosto volgare, triviale, come se appunto le donne fossero, come dire, degli esseri inferiori.